Andiamo? Oh, rimaniamo. Facciamo un giro al salone. Sì, ma io andrei. Io devo. Cioè, volevo continuare a fare un po' di lavori. Sì, ma andiamo a prendere il cibo. Aspetta, sto dando lo Ah, stimolante. scusami. No, no, tranquillo. Ah, no, questo cavallo non si stimola con uno. Mannaggia, ma io provo a dare un altro. Ah, due. No, ma penso uno basti, eh. Lo so, però me l'ha sempre. Cioè, lo conosco anche quando era qua, ma faceva sempre così. Ok. Adesso si è stimolato. Andiamo al salone a prendere il cibo. Andiamo. Sì, così Io abbiamo il cibo devo per passare tutti, dalla no? banca, Sì. depositare i dollarazzi. Ce l'hai te l'accetta, hai detto, no? Se no io vado a setacciare, tu Sì. vai. Io setaccio, te fai quell'altro. E poi ho visto che ha aperto il coso. Aperto. Antonio. Aspetta, dai, fermo, fermo, Ok, fermo, fermo. yeah. Rafael. Hola. Hola! Hola. Hola. Porca puttana! Ehi, Bien, abbiamo ragazzi. trovato finalmente. Sì, siamo a alla stalla, ma dovete venire alla stalla, dovete. No, Che è no, non ci è successo? andato, non ci è andato alla stalla. Vi Che è prende il sangue successo? amaro. Io immagino voi Perché? abbiate conosciuto dei bravissimi stallieri nella vostra vita. Non Sì? andate Perché? alla stalla. Stanno graffitando, se lì. No, vabbè, ottimo. Bene. Non so che significa, ma lo ripetevano in continuazione. No, vabbè. Io sono curiosa, però, puoi andare, sono Prego, curiosa. prego. Ma? Ma? Mi scrivi questo che Non so, è una cosa strana. Però anche c'è. Vieni, Speranza. Sì, come stas? Vado bene. Cibo, Tu? così. Sono stato un po' nel bosco prima, Questo ho mi rotto tre svisfigura. asce. Molto bello, Oh, mi piace. buono, buono. Eh sì. Molta roba ho trovato. Eccoci qua, andate pure a fare le vostre conoscenze. Sì. Hola. Come prendere? Vai a vedere, vai a vedere. E a sentire, soprattutto. Beh, è magico. Allora, gringo. Serve. Mister. Mister. No. Hanno Dovete assunto prendere qualcosa per. quel cabrone svestito di rosa. Attenzione, Sì. spostatevi, spostatevi anche. Non ci Ah, credo. proprio quel cazzone vestito di rosa. Sta lì. Già vedendo il tipo ho capito Oh tutto. mio Sto Dio. governo è muy Muy loco. strano. Muy loco, loco. Bene, signori, io voglio andare a setacciare quel cazzo di fiume d'oro. Sì, andiamo, io Ah, vado al buono, salone a buono. prendere il cibo, Capito, così i abbiamo una principi. scorta. Va bene, Ma che ti vuoi che ti parlo parli di di una cosa? fai più Ma soldi sì, col setaccio o assolutamente. con l'ascia? Ho visto che ha aperto il banco dei pegni e so che Alfabro ha smesso di prendere i materiali e questi qui sono abbastanza rincoglioniti che prendono il materiale. Se non sbaglio, Antonio. Sì, perché io li ho messi alla prova prima. Ho detto, visto se aveva il dubbio che io avevo preso spazzole in più, roba. Ho detto, controllo, togli il dubbio. Però mo adesso aspetto che parte la nave, lo porto pure a lui. Lo faccio venire a visitare e poi lo torturo un Vabbè, comunque andiamo al fiume d'oro. C'era Mr. Morris, mi voleva parlare. Speranza, vuoi andare con Raphael? Almeno faccio salire Mr. Morris dietro. Vado Anche voi con salire con me, ho Antonio. un posto qui. Vado con Antonio, se Vieni, vieni con posso. Sono Posso? chi volete, fa uguale. Io devo comprare qualche. Se andiamo al fiume d'oro, allora vado a comprare i setacci. Sì, vedo Beh, anch'io. al fiume volete andare? Andiamo a prendere tutti i setacci, dai, poi andiamo al Sì, banco dei pegni infatti, e così lo lo riempiamo aiuto. di pietre preziose. Sì. Mi offri 50 Oh, Emilio, centesimi, meglio o che 2 vai a dollari. trovare. James. Glielo do subito. Ok, 50 avevo una centesimi. cosa, sì, avevo una cosa di cui parlarvi. Ovviamente sarete ricompensati con poco che posso. Non vorrei mettere casini di mano mia in questa città, eppure c'è una persona su cui potete sguinzagliarvi. Si chiama Matthew Cole, quello col cappello da agricoltore, va in giro con un ronzino. Mi aveva detto che mi pagava un cavallo e poi mi ha dato Boca.
ho pensato, perché farlo io? Alla fine vi ho visti annoiati in America, volete lasciare il vostro segno, sbaglio? Sì, dobbiamo lasciare il nostro segno, ma mi sembra che quest'uomo abbia fatto una cosa così grave. Probabilmente aveva capito che sarebbe stato raggirato. Come non sarebbe stato raggirato? Comunque sia, ci voglio parlare, se non volete faccio da solo, non ho problemi. Ah, se deve parlarci possiamo venire con lei se... Ho 4 accetta qui. Se qualcuno non accetta, mi sarebbe piaciuto un approccio un po' più... Meglio, 4 accetta. Incazzato? E allora aspetti Francesco e vado con Francisco. Va bene, allora... Ho già parlato a... Ho già parlato a Emilio. Ah, ho capito, allora cosa... È proprio questo mo che devo comprare il cibo perché ho fatto un po' di dollari, così facciamo una scorta per tutti. Ma è proprio questo qua dietro, giusto? Sì. Quindi volete fare? Che volete fare? Andiamo a sederciare, no? Sì, ma dico col signor? Decidete voi. Facciamo un giro qui dietro? Voi siete liberi, vi sto dicendo che quest'uomo ci vediamo se sarà qualcuno. No, per aiutarlo voi. È meglio. Non ho capito se vuole parlarci oppure no. Adesso oppure dopo. Non ho capito. Cristo, capisci? Vabbè, niente. Facciamo così, lo faccio io. Usare... La faccio se me la deve prendere, questo è quello che chiedevo. E dato che mi sembravate annoiati, mi sarebbe piaciuto che l'aveste fatto voi. Così vi fate qualcosa. Ho capito, nella norma. Nel tempo libero. Bene, dai, ci penseremo. Ottimo. Comunque, andiamo un attimo in banca. L'avete preso? L'avete preso sti... Avete preso non c'è il fabbro. Ah, non c'è il fabbro. Scusate, no. Però 4 accette a 9. Adesso andiamo a prendere il cibo, almeno siamo tranquilli. Vabbè. Perché sennò svaniamo. Gli altri sono rimasti lì. Vengo. Sta morendo di sete, va abbastanza. Cazzo di deputi, sono buono. E sono tanti armati. Sì, sembra anche a me. Ma ci cago dentro quel dipartimento, vai vai. Però... Meno lo vedo, meglio è. Non lasciare i soldi. Sì, sì. Prendo il cibo, un po' di cibo, 20 pezzi. Di nuovo quello. Vado a lasciare un paio di cose sulla banca anch'io. Cosa? Vado a lasciare un paio di cose in banca, arrivo. Arriviamo al saloon, arriviamo subito. Pendejo! Faccia attenzione con quel cavallo, mister. Ha ragione, mi scusi. Tutto bene, Emilio? Tutto via, tutto via. Non ti ha travolto? No, per sua fortuna no. Cerchiamo di fare qualche conoscenza, magari se ci riesce.
Fiorito. Salve. Voilà. Signora, ha controllato per i soldi? Ma sì. Madre mia, signora, guardate. Allora, arrivederci a tutti. Arrivederci, maestro. Non l'ho visto. Hola. Step. Bien. Tutto bene? Oh, quanti devo Bene, vogliamo andare? Sì, ho preso un po' di... Signora? Signora? Signora, mi sembra, no? Oh madonna, sono un po' troppo. Tu, cazzo. Andiamo, dai. Proviamoci dalle palle. Che rompi cojones che sono. Ma voi ce ne avete il setaccio? Ne ho... Sì, io sì. Ne ho due, però uno è mezzo distrutto. Cazzo, sento quanto qualcuno ne ha in più, perché non ce l'ho? Antonio? Sì? Tu hai... Metti un setaccio in più, perché non ce l'ho? Setaccio mezzo rotto. Infatti, non c'è sta il fabbro. Ma se no vogliamo andare all'emporio a comprarli. Costano un po' di più, ma... Io ho 4 accetto, ragazzi, vedete voi. Se dai, facciamo, dividiamoci. Tanti. Andiamo un po' a accettare e un po' a... Io vado a spadellare. Io vado a fiume, allora. Bene. A Mr. Morris le lascio il mio setaccio. Viene con noi a setacciare. Voi... Ah, grazie, Antonio. Quanto ti devo? No, niente. Ah, no, l'ho mangiato un altro. Bene, dai, andiamo a lavorare, che sono qua. Aspetta. Sto dando qualcosa, ragazzi. Bene. Buono. Grazie mille, Antonio. No. Grazie mille, davvero. Ah, di nulla. Vamonos. Quindi, a stacciare andiamo io, Morris, e... Dove va? E Raffaele. Sì, buono. Tu e Manita vai con tuo fratello e Emilio. Sì. Ok. Perfetto. Bueno. Poi Antonio. Sì. Dopo un po' magari passa da lì, scarichiamo quello che abbiamo preso e ritorni al bosco, se puoi. Sì, però alla fine è meglio forse se andiamo tutti in un posto, ma è un casino, tutti in un posto, non abbiamo abbastanza robe. Abbiamo abbastanza sarebbe tempo perso. Ma scusa, comprate i setacci al costo di comprare l'accetta. Poi vedete come vorremmo fare. Per me va bene tutto. Sì. Io ho un setaccio nuovo e un setaccio che... Insomma... James, chi va al setaccio alla fine? Non ho capito. Io, te e Morris, quello che piace a te. Intanto che facciamo fuori queste quattro accette, così poi andiamo a comprare i setacci e via, dai, siamo tutti facciamo insieme. Così. Però i materiali c'è un problema per chi li compra, perché loro sono un poco stupidi alla stalla, perciò voglio capire come fare. Dai, andiamo. Tanto non perdiamo tempo. L'import. Capisco perché si sono fermati. Rallentiamo allora. Com'è? Rallentiamo allora, la dico. Sì, tanto. Sono contento che tenete le mie giornate impegnate. Teniamo impegnati in attesa di quel dannato traghetto. Insieme a quei bifolchi davanti al sole non siete l'attrazione migliore. Non controllate se i soldi, perché io non ce l'ho più. Solo che loro mi fanno sbisciare. Con voi magari riesco anche a parlare. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di divertente. Proprio quello che cerco di fare io. Con l'uomo che sta facendo, vediamo. Si fa ammazzare da un coccodrillo, a quanto pare. Mi piacciono queste lagune. Ti piacciono? Sì.
La gente ci passa in mezzo a questi ponti con terrore. Aiuto, aiuto, oh, cazzo. Aiuto. No, aiuto! Perché vai sempre dritto? Che cosa succede? Ma io? Lui? L'hai visto? No. Avevo visto il buon Rafael che... Come hai visto il contrario? Sì, ho visto che tu andavi sempre dritto. No, no, era lui che mi veniva addosso. Scusa, tu come... Rafael? Tu vedevi che mi stavi venendo addosso oppure il contrario? Eri tu che veniva addosso a te. No, io la vedevo al contrario, allora sì. Taglio! Che caldo. Sì, quasi troppo. Rafael! Sì? Tu hai le borse, oddio santissimo, benedettissimo. No. Ah, peccato. Esaurisco la resistenza. Sto cazzo di benzina, non vedo l'ora di cambiare. E tutti non vediamo l'ora. Io alle persone propongo cavalli, ma a quanto pare nessuno è interessato, anche a un prezzo ragionevole. Che non è truffa. Lo so, ma... Perché il cavallo te lo do veramente, ed è buono e ti dura finché la tempesta non lo scaccia via. Sì, sì, quello sì. Ma a quanto pare la gente non... Non vuole. Però va bene così. Francisco! Cosa? Francisco non si è visto. No. Penso si stesse riposando. Ecco, c'è il fiume d'oro. Qua si trova l'oro. Sì. Salve. Hola. Io ho trovato diamante. Beato te. Io ho trovato solo una bevita. Mi passi un setaccio. Sì, sì, io lo sto passando. Grazie. Che si trova, signori, qui? Oltre sabbia, sale e rame, anche diamanti, pepite d'oro, sentite? Bene, bene, bene. E platino. Ah, e pure platino. Ah, bueno, bueno. Signori, io vado a prendere che ho finito di lavorare per oggi. Va, in caso ci sentiamo più tardi. Ma vieni pure tu. Hola. Signori, buon lavoro. Non ha senso prendere anche il sale, la sabbia e il rame.
ha detto questa cosa, scusate? Io. Come mai dice che non ha senso? Perché conviene vendere tu pepite d'oro e magari trovare qualche diamante che vale 3 dollari invece che occuparsi le tasche solamente di roba che non vale l'altro. Arrivederci. Ma magari non sei così sempre fortunato da trovare diamanti e platini o quelle pietraglie. Se lavori non saremo salvi. Ma sta buttando tutto qui sopra lei? Chi è? Ah. Posso? Mettiamo un po' di sale. Sì, se vale bene, prendete. Ah, forse. Ehi, stai attento, mi stai bagnando le scarpe. Io sono Piero. De Gem. Ora è uno smeraldo. E platino, scusa. Cazzo. Beh, te, io non ho trovato proprio niente. Io adesso vorresti buttare altre cose e riprovare, ma di trovare altri ori e platini e ho diamanti. Ma quelle cose vanno perse per sempre. E poi fanno paura di riprendere, ma non c'è nulla, cioè alla fine diventi a 2000 pezzi, trovare un oro, un platino, un diamante, te lo danni uno, due, tre. Certo. Quelle occupi solo lo spazio nelle tasche. Però quanto pesa un oro? O un platino, un diamante? Oro, platino, diamante, 5 kg. Ok. Mentre invece uno di rame, per esempio, quanto pesa? 0,0, no, 10 grammi, giusto? Sì. E vale 3 centesimi. No, 20, metà, 20 grammi. No, 10. No, no, 10, 10. Allora, quindi no. Vuol dire... Poi come sapere messo? Quanto costano? Quanto vengono comprati oro, platino e diamante? Beh, non lo so. Allora, l'oro un dollaro, se va al banco dei pegni ed è buono, può valere da 1,20 fino a 2. Il platino vale 2, può valere fino dai 2,20 ai 3, il diamante 3 dollari, può valere da 3,20 fino a 4.
caso viene un colpo di fortuna, due diamanti, bang, 8 euro. Beh, quasi quasi butto sabbia. Esatto. La sabbia. Io ho problemi se mi non sia quello. Vediamo, lo arrivo subito. Senti, potevi cercare Antonio un secondo, Raffaele. Scaricarti le tasche. Antonio è il boss, no? Sì. Me l'ho buttato. Due diamanti, eccoli, belli. Sì. Porca vacca, lo sapevo. Mamma. Questo non è il punto sbagliato. No, no, no. Dipende che pagina del libro stai. Qui la probabilità dipende da qualcosa. Tipo adesso sarà la quinta. Immagino che raccogli uno di rame in due sale a botte di uno di due, vero? Sì. Io ne prendo a botte di quattro. Che pagina è lei? Quasi 20. Me lo fa un riassunto delle altre pagine? Allora, dalla decima inizia a trovarne tre. Okay. Però l'oro, il platino e il diamante sempre uno ne trova. Dalla quindicesima in poi dovrebbe trovare due diamanti, due di oro e due di platino. Ok, ok, perfetto. Non funzionale. Lo posso usare i diamanti e arrivo, come qui. Va bene? Sì. Avevo bisogno di riposare. Oh, un diamante. Comunque ho capito il ragionamento di quell'uomo di prima. È vero che in proporzione i diamanti e i minerali valgono molto di più. Sì, lo so, è intelligente. Un ragionamento che, conoscendo questo tipo di economia, aveva senso. Anche perché se tieni in rame quello, magari trovi solo un oro che occupa tutto lo spazio nelle tasche, lo vendi, comunque non ti rifai del guadagno, cioè non hai un guadagno tanto, cioè ti ripaghi tutto il pedaccio, poi magari lo finisci di comprare un altro, quindi non è che non è niente. Io mi sono fatto un carico di 15 dollari solo con oro, platino e diamante. Poi bisogna essere attrezzati per i pedacci, per sono di nuovo pieno. A questo giro vai a chiamare Raffaele, almeno carichiamo anche tutta la roba che c'è qua, magari la portiamo a vendere. Tanto lui è il boss. A fra poco. A tra poco, grazie. Oh, è arrivato.
Credo di sì. Poi magari, dato che dopo che prendi un po' di latitudine, ti aumenta lo spazio, noi domani un po' che faccio l'inventario, nella tasca, io mi prendo anche il rame e il sale, ci potrebbe fare. Certo. Noi abbiamo un cavallo con tanto spazio, capito? Sì, c'hai la borsa? C'è un nostro collega che ha... scusa. Caccia in più. No, io ho la borsetta da 10 kg purtroppo che mi hanno rapinato, $40, lascia stare. Oh, cioè, mi scusi. Da solo, Antonio. Sì, okay. Carichiamo un po' di roba, dai. Io l'ho detto, sto arrivando. Antonio. Raffaele, sì. Vieni ad aiutarmi un secondo. Dimmi. Si è preso un calcio sul petto. Oh cazzo. Ci penso io, dai. Ah no, aspetta, facciamo così, aspetta. Sali sul cavallo. Lasciamolo qua. Cosa ha fatto? Ha preso un calcio al cavallo. Aspetta, che devo aprire la borsa. Ah, ok. Intanto carichiamo tutto quello che c'è lì. Ah, va bene. Anche quello dei signori, a me non me ne frega niente. Andiamo a vendere tutto. Sono soldi. Certo. Come il cavallo selvaggio. Beh, proviamo a fare il contrario. Scendo. Sì. Te lo fa fare? No. Arriva, vado a prendere delle cose dentro. No. Allora, mentre aspettiamo lui io finisco di... Ora noi andiamo, continuiamo un attimo. Lo lasciamo qua, Antonio. Sì, mi ha detto lui di prezzo. Ok. Oh, scusate. Un attimo. C'è affollamento qua dentro. Dove posso posare le mie cose? Appena si riprende Antonio dentro al collo di Antonio. In patria. Ok. Sai, potrebbe essere un'idea fare questo business, far portare le tasche ai giocatori qui, pagarle al minimo oppure non pagarle le proprie, portare la roba alle cose e prenderle.
si è mandato il piccione, gli avevo detto di non farlo. Vabbè, ormai non si può. Io vedo del messo a quota. Io ho rotto il satoccio. Sì, comunque io, signori, ho avuto un'idea. Sì? Cioè, quella di prendere tutti gli scarpe di queste persone e portarle a vendere. Beh, non è male. Visto che abbiamo 200 kg di cavallo, se noi carichiamo queste cose... Antonio mi ha detto che il cavallo era quasi pieno. Oh, cavolo. Vabbè, invece di andare a romperci le palle noi, prendiamo gli scarti di queste persone e andiamo a vendere noi. Beh, sono sempre soldi. Ah, considerando che ogni cosa sono 10 grammi, vuol dire che 100, sono 100, quindi ogni 1000 pezzi all'import cittadino sono $20. All'import cittadino sono $20? Sì. E dentro il cavallo da 200 kg quanto ce ne stanno? 1000 sono 100 kg. 200. Ecco, signori, 2000. Che è successo? Ha preso un calcio dal cavallo. Eccolo. Arrivederci, signori. Arrivederci, grazie per le informazioni. 100, 100 sono 10 kg, 1100 kg. Esatto, quindi sono 2000 pezzi. Esatto. 2000 pezzi per 40 centesimi. $40. All'importo cittadino. Attenzione che questo. Sì, sono $40. Sono, non sono male, eh. Per nulla. $40, signori, non sono per niente male. Per non aver fatto niente se non un pezzo di strada e caricare. Se lo può fare. E poi all'import cittadino, se lo porti alle attività, sono $60. Esatto. Oh. No. No, eh. Salici sopra. No. Troppo agitato questo cavallo. Allora, possiamo. Quanto spazio c'è? Ma è molto agitato. Non posso. Cavallo mi dice che non è il tuo, è selvaggio. Via. Attenzione che già ha dato a calci un sacco di persone. No, posso. Allora le passo a te magari. Sì, speriamo che sta calmo. Se no stavolta lo accoltella. Allora io ho un diamante. Ce l'hai 5 kg liberi addosso? Sì. C'ho 30 kg nel cavallo e 40 addosso quasi. Poi allora, un diamante, un oro. Dove ho messo il diamante? Ehi, hey, John. Sì. James, mi chiami col nome di mio padre. James. Prendi queste cose adesso, tienitele per te. Come mai? Tienitele per te, maestro, venditele te, non voglio niente. Ci sono problemi, non so, con la borsa qui, non... Dire che mi terrò i diamanti e l'oro. Non ho abbastanza spazio. E allora... No, metti. Non la posso usare, cioè... Ma te l'ho detto, non è il tuo cavallo. Come se non fosse no, il tuo. No, è mio, sì, lo so che è il tuo, ma come se non lo fosse. Però, tipo... Vediamo adesso. No, c'è problemi. Mo' provo a riposare un momento. Sì, provo a riposare. Vai veloce che cala il buio. Vai. E quanta roba c'hai? Addosso 41 kg. Ok. Ho due diamanti, un platino e un po' di sale e un po' di rame. Dove sei, Antonio?
è andato un attimo a riposare, torna subito. Ho avuto... Dentro ho messo il cavallo di Antonio. Ho avuto un'idea. Eh? Ho avuto un'idea, Emilio. Allora qui le persone idea. Vengono dentro alla cascata per cercare oro, platino e diamanti. Mm. E lasciano ovviamente tutto lo scarto che non gli serve. Sale, sabbia. E rame. E proprio ci sono i cumuli di persone. Esatto. Noi carichiamo tutto sul cavallo di Antonio. Sono massimo, sono 40 kg. Sì, sono 40 dollari minimo di guadagno, dai 40 ai 60. Così noi facciamo la spola tra qui e Saint-Denis. Prendiamo le cose, le vendiamo e ci facciamo i nostri soldi. Bueno. Sì. Non è una buona idea. E soprattutto non abbiamo nemmeno da faticare. Già. Soprattutto. La torna Antonio, andiamo a vendere tutto, torniamo qua, carichiamo tutto e ritorniamo là. C'è il mondo lì dentro. Va bene. Hola. Hola. Quanta roba. Hai visto? Sì. Hai tasche vuote, Speranza? No, sono piena anch'io. Infatti. Dobbiamo svitarci. E arriva Antonio. Sì. Se riusciamo, magari. A posto? Funziona? Sì, sì, adesso sì. Ok. Però il diamante l'abbiamo perso, però lo pago io. Ma... E l'oro? Sì, sì. L'oro c'è. No, il diamante. Sì, sì. Tipo mi è caduto proprio dalla tasca, mentre lo mettevo nella borsa e non l'ho trovato più. Porca puttana, proprio il diamante. Sì. Quello che vale di più. Porca troia. Ah, che è il primo. Poi dopo il diamante è successo tutto il casino. Forse... Oh. Ah, la borsa è piena. Ma... c'è un po' di spazio, 20-30 kg. Perché devi... Proviamo a vedere se vendono. Ma lì perdiamo un altro euro, conviene andare tutti al Fight Club, tanto ce l'ho un po' di cibo. Com'è il Fight Club? Prima ho sentito che lì dietro, pure stasera, si picchiavano, scommettevano però. Fight Club, di cosa parlate? Non so, combattono forse. Una struttura vicino al fabbro che dove c'è un ring e tante persone volentierose di fare a cazzotti. Signore, e allora queste non persone perdi... sono forti. Io ieri ho sfidato uno e l'ho battuto senza ma stai difficoltà. Nella borsa il tuo fisico anche presuppone una forza molto provate a vedere se va nella borsa vedete. Allora proverò anch'io a mettermi in gioco. Andiamo a vendere intanto. Sì, dai, andiamo. Perché sta calando la notte? Non penso che ci faranno qualcosa. Siamo sei uomini. E non sanno se sono armati o meno. Siamo armati o meno. Allora, quanta merce preziosa abbiamo da vendere? Preziosa non saprei. Non so. Io solo penso ho solo due oro. Ho due... pepite d'oro e un... è un platino, giusto? È un platino. Vabbè, intanto andiamo allora a provare a venderle. Andiamo al banco dei pegni. Aiuto. Saltellavo. Zomperella.
nave in giro per che lo cazzo stadio. Vado? Madonna cazzo santissima! Fai? E mi dice di passare non da di qua. Qua. Scusi, ma lei non ce l'ha un cavallo? Yeah. Ah! E speranza. Ma è stanco. Buon Antonio. Vado un attimo a... cerco qualcosa da mangiare in tasca. Ma basta. Sempre ho fame. A lei. Ho fame. Ma è appena passata l'ora di cena, cazzo. E ho mangiato una pizza a cena. E ancora ho fame. Ma basta con la pizza. Mangio una fetta di carne con delle verdure. Che diamine. Stamane ho mangiato. Ma cosa sei, il mio consulente alimentare? Esattamente. Il mio dietologo. Sì. Sono proprio io. Pensa a stare al pranzo, posto, la pasta. La pranzo, la pasta. E la sera, la carne con le verdure. Perché vedo Antonio e mi arriva. Ecco. Alla schierda. Niente. Se ne va. Lui se ne va. A sinistra. Ormai entriamo in città, dai. Che sto morendo. Era qua, mi pare. In fondo la strada a sinistra. Ah sì? Qui a sinistra dritto e poi è la prima a sinistra. Scusate. Il banco. Ecco qui. Sì. Oh. Qua. Allora, nel cavallo c'è controllo. Di prezioso, una pepita d'oro. Ti posso dare l'ambra invece del diamante, così almeno. Ma che, non ti preoccupare. Ah, almeno le vendiamo. No, no, vabbè, sì, quella vendila, però. Figurati. No, tranquillo. Allora. Aspetta, aspetta. No, non c'ho spazio io, non si mai vendila. Ah, vabbè. Glielo lascio poi. Ma dov'è il banco dei pei? Oh, guarda. Nessuno? Ehi no. Hola. Hola. Ecco. Sì, ecco qua. Aspetta.
Allora, salve, io vorrei da vendere. Vorrei fare vedere 5 fili d'oro e 2 diamanti con il cavallo che devo andare a prendere. Quindi prima che do 5 fili d'oro, se le controllo, poi prendo i diamanti, va bene? No, a prendere i diamanti. Ma lo senti? Cioè, se non lo sento, sì. Non lo sento. Ah, no. Buonasera. Allora. Niente. No. Arrivo subito. Nessuno di noi lo sente? Hola. Ah, aspetti. Signor? Prendo. Ah, sta proprio pieno? Sì, sì, sto piano. Ah, perché l'hai trovato tu? Passo i diamanti. Poi ti passo. Peccato per quel diamante. Che cosa? Sì, ne vedo 1, 2, 3, 4, 5. 5 persone oltre a me. Non ci vede? Sì, sì, sì. Che rottura di coglioni enorme, devastante, magica proprio. Ah, vabbè, si può essere. Non credevo ci fossero tutte queste persone. Ora. A quanto pare. Alla fine faremo 4 dollari con queste due pietre. Meglio andare e poi tornare. Ah, ormai tanto siamo qui, possiamo stare. Appena sì, finito sì. Il signore, siamo noi. Ma se non lo sentiamo, vabbè, gli faccio sì. Aspetto fuori. Andiamo intanto a vendere le altre. Ma che cazzo fa? Che non sì, però nessuno ha spazio per mantenere la posta. Che cazzo vedere. Fa? Che cazzo 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 fa? Che ne ho una. Per voi. E le altre chi ce le ha? Ce l'ha Antonio. Ma che è successo? E non riesci a tenerle tutte te, così noi andiamo a vendere il resto. Idiota! Cioè, mi è cascato dal cavallo, dalla tasca mentre ero sul cavallo, sì. Dammi una dannata benda. Non ce l'ho. Tu. Maledetti figli di puttana. Engos. Che è successo? Dillo alla signorina là fuori. Meno male. Mia sorella, che ha combinato? Che è successo? Ma dovrebbe imparare a leggere e a vedere con i suoi occhi. Sì, mi piacciono i dindini. Che cosa ha fatto? Sono agitato. E a non dare i cazzotti al primo che capita. Ha visto che però ha cacciato il coltello lei. Coltello? Che cazzo sta dicendo? Ho dato una pacca al mio collega per fare il modo di prendermi a cazzo. Non so se lei mi sente, se mi sente. Cristo sa. Pensare a Bani. Ah, merda. Dov'è la signorina? Cos'è successo? Mi ha picchiata, poi mi ha toccato il culo e poi ti rimane anche i coltelli in mano. Ti ha toccato il culo? Sì.
Facciamolo uscire, facciamolo uscire. Lo aspettiamo fuori allora. Qualcuno fra di noi è una benda, penso. Mm, io sì, sono messo molto male. Numero di scarpe. 205. Ok. Neanche qualcuno anche per me. Spazio. Dimmi, sì. 210. Sapete che oggi in Messico sono morte 6 persone per il colera. Sì. Solo 6. James, passa qualcosa a Emilio. Basta, abbiamo tutte le tasche piene. No, la Emilio, cosa strana è che in Messico non c'è. Bastano anche, basta anche 10 di sale, di qualcosa del genere. Ma non riesco a passarle poche. Vai, passa. Ecco. Grazie. Siamo molto disattenti a quanto pare. La gringa arriva sta dentro. Mi conviene. È nella sua cosa. Ma che sono le... Figlio di puttana. Ah, vai. Aspettiamoli fuori. Adoro l'America. Sì. Così, tipo noi. Una pacca. Sì, così a caso. Poi dopo c'è appunto io appunto c'è appunto lo stavo picchiando e poi due cacci di coltello. Mo il coltello io lo ficco in golo, io lo ficco. No, no, senza niente. Mani nude. Senza coltelli, ragazzi. Tranquilli. Adesso escono, le picchiamo tutte e tre e ce ne andiamo. No, no, che senza coltelli, io gli taglio la gola. Ma fate voi. No, no, stiamo tranquilli. No, 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 non facciamo. Non si devono fermare. Risolviamole con le mani. Gringo rimanga da dentro. Che cazzo l'hai conosciuto quello? Sì, ieri sera l'ho conosciuto. Ma penso di averlo visto anch'io al Fight Club. Sì, sì. Mi ha portato Emilio, che eravate tutti lì. Beh. Ho conosciuto un po' di gente. Ci vuoi pensare tu, Rafael? Claro. Se gli altri si mettono in mezzo, ci siamo io, Emilio, Antonio. Attenzione, so che il signor picchia forte, però un paio di persone lo stanno da vedere. Ma che... No, no, facciamo combattimenti onorevoli. Basta Rafael, secondo me. Ma che onorevole. Ha stesso ieri Bill, che ha stesso me. Sì, onorevole. Ma se quel pendevo rimane in piedi dopo che ci combatte Rafael e io lo spendo, non mi interessa. Avete visto il signore del banco dei pegni? No. No, è uscito e se n'è andato. Cavolo. E cavolo, ha detto è andato a prendere una boccata d'aria. È andato a dormire. Eccolo, un secondo. Eccolo. Ah, ecco. Ah, ora aspettiamo il cabron. Qualcuno ha bisogno da mangiare. Ma vuoi passarmi loro tranquillo? Sì, sì. No, no, dicevo a Emilio. Chi ha spazio? No, no. Ok, basta. Forse qui non c'è più spazio. Questo pesa un chilo? E passami qualcosa che non ti serve. Sono tondo. Ah, bella. Sì, quanto c'hai di spazio? Sto carron non ha le palle per uscire, mi sa. 35 kg. 35 kg? Tieni tutto, carissimo. Ecco qua. Basta. Il puto merda ha cacciato il coltello, l'ha visto. Bueno, io carico la pistola allora. Vai, puoi passarmi loro. Perché hai la pistola? È pericoloso quello. Figlio di puttana. Se il gringo tira fuori il coltello, io tiro fuori la pistola. Mi raccomando, occhio con la pistola. Fatemi da porta. Cabron, cabron, cabron. E tu lo Shire qui?
Oh, sì. Ok. Ah, dicevo, presentandomi passare l'oro, io lo vado a prendere. Io. Te lo passo io. Sì. Solo l'oro? Sì, insomma, io devo vendere... Manca solo... Te l'ho dato? Sì, sì, a posto. Te l'ho detto anch'io. Ok, perfetto. Aspettatelo dopo io. Se... No, ce la faccio più. Ah, niente. Aspetta, quanto ce n'hai? Due di oro e uno di platino. Aspetta. Ti posso lasciare qualcos'altro, sì, sì. Antonio? Sì, sì, l'ho messo separato, tutto. Ecco qua. No. Ecco, vai, passa. Buono. Ecco fatto. Perfetto. Puoi uscire quel bastone. Sì, struttura ottimo. Vabbè, mi fa piacere. È intagliato molto bene, non ha ricevuto danneggiamenti, diciamo, durante l'estrazione o il trattamento. Poi, uno dei due rubini, anche fortunatamente, è in ottimo stato. Anche il peso, l'intagliamento è perfetto. Mentre gli altri due, purtroppo, si notano dei piccoli difetti durante la lavorazione. Ciò ne abbassa un pochino il prezzo, ma non di molto. Quindi i due, diciamo, zaffiri messi un po' peggio sono $1.75 l'uno. Quello che è, diciamo, ha l'intagliatura perfetta sono $2, invece per il rubino sono $3. In totale sono $8.50. Ottimo, direi. La prossima volta cercherò di fare anche più attenzione. Strano. Scusa, ti potrei buttarmi un attimo? Sento il fiato sul corpo, per piacere. Ah, questo qui. Chiesto di allontanarsi un attimo. Oh, sì, la ringrazio. Passa indietro. Di nonno, buona continuazione. Signori, avete bisogno? Sì, io sì. Dica. Vorrei vendere un pezzo d'ambra, vorrei sapere quanto costa. Me lo passi che faccio una valutazione, signore? Prego, prego. Dovrebbe essere messo bene, però controlli lei. Non sono esperto. Ok, un attimo solo. Prego, prego. Allora, è messo molto bene. Oh, bene. Fortunatamente, diciamo, l'estrazione, il trattamento che gli è stato fatto. Ah, noi vendiamo quando rovinare la sua purezza. Aspetta, signore, anche il suo peso è molto sostanzioso, il che porta il suo valore al valore massimo di mercato, che è $3. Oh, bene, 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 bene. Non male per un piccolo rubino. Esatto. Era un pezzo d'ambra, però. Dettagli quelli. Dettagli. Oh, per lei forse sì, per me che mi intendo di pietre no. Esatto. Ah, io sono inglese, girano solo rubini in Inghilterra. Esatto, va bene, allora la ringrazio. Gentilissimo. Di nulla, buona un'accetta... Lei fornisce accetti o non... il fabbro non c'era, quindi non so se è un'alternativa, posso averla qui. Signore, qui trattiamo prezioso. Se serve l'accetta, deve andare dal fabbro. Casi estremi c'è l'emporio, da quello che so. Ma ci dovrebbe essere in giro il fabbro. L'emporio non è economico. No. No, l'emporio costa un pochettino di più. Esatto, esatto. Per nulla. In casi estremi proprio. Vabbè, comunque esatto. La ringrazio. Di nulla, signori. Gentilissimo. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Salve, io avrei dell'oro da vendere e dell'ambra.
e un platino. Ok. Le passo. Ti passi pure i preziosi. Sì, le passo intanto le sei pepite. Ok. A lei. Labbra. E il pezzo di platino. Come le sembra? Un attimo solo che faccio un controllo. Sì. Sistemato, ha avuto quello che meritava. Tante piatto sempre. No, c'era il suo amico che ha montato il suo coltellino bello. Gli ho fatto vedere il ferro. Ha capito che doveva starsene tranquillo. Benissimo. Grazie ragazzi. Allora. Sì. Per quanto riguarda il platino, purtroppo devo dirle che è stato trattato un po' male, si può dire così. Ci sono molti segni cioè i trattamenti che gli hanno fatto sono ben visibili e vado a abbassare il suo prezzo. Capisco. E il suo valore è di $2.50. Okay. Per quanto riguarda l'ambra, invece, al contrario, è stata trattata molto bene, è stata, diciamo, trattata a dovere, il suo peso è anche abbastanza notevole e porta il suo, diciamo, valore al prezzo, diciamo, più alto di mercato, che è $3. Poi, per le bevite, diciamo che due sono di ottimo peso in manifattura. Una, diciamo, ha qualche piccolo segno di imperfezione, ma abbassa il suo valore di poco. Ok. Una è leggermente, diciamo, di peso inferiore, più ha qualche difetto. E due, diciamo, hanno solo qualche, hanno un po' di peso in meno. Okay. Quindi, diciamo, per le bevite ne abbiamo due che sono perfette, che hanno un valore di $2 l'una. Una ha un valore di $1.70, due $1.75 e una $1.80. In totale ne devo $16.50. Perfetto. A lei. Grazie mille, signore. A presto. Di nulla, grazie. A presto. Grazie. Signori, avete bisogno? Sì. Allora. Avrei voluto vendere un diamante. Ma come un diamante? Avete venduto? Sì, sì. Allora. Allora, aspetta, perché erano 6 pietre. Sei, come cazzo si chiama? Sei pepite d'oro. E mi ha dato, allora, $3 per il, no, $2.50 per l'ambra.
E davo $16.50. $2.50 per labbra. $3 mi pare per il platino. Quindi tu avevi un platino e due pepite d'oro. E due pepite d'oro. Quindi facciamo $3.50 le pepite, $6.50 dovrebbe essere. Probabilmente sto sbagliando. Poi Emilio, tu non avevi venduto nulla, vero? No. Ok. La devo dare a Antonio. Dov'è Antonio? No. Non voglio Antonio. Niente, però. Perché? No, l'ambra sì. Era la tua. Siamo. L'ambra no, era la tua, sta fermo. No, è ancora l'altra cosa da vendere. Poi vendiamo. Ma mai passato a mangiare prima? Ma tranquillo, ok. Allora manca solo Mr. Morris, che le devo dare $4 delle pepite. Bene. Vi ringrazio, buon lavoro. Anche lei. Prego. Ecco. Salve. Devo dare qualche dollaro anch'io. 3 di platino, 1 di oro da vendere. Dammene solo 2. Come mai? Sì, sì. Tieniteli gli altri. Possiamo andare a mare. Non ho bisogno di soldi. Sta bene adesso, sì. Andiamo a vedere se i signori sono tornati nella loro tana. Bene. Signori, che vogliamo fare? Vogliamo andare a vendere il resto di tutta la spazzatura che abbiamo all'emporio? Vamos. Come ti sta la mano? Tutto bene. Allora, abbiamo lasciato dall'altra parte, mi sembra, il cavallo. Di qua, Ah, vabbè, tanto... Sì. L'ha portato via il suo amico? Sì, meglio di sì. Sì. Aveva lasciato fuori il coltello. Che stronzo. Ha cacciato fuori il coltello, Emilio ha tirato fuori la pistola. Ha rimesso fermo. Dentro il coltello? Perfetto. Se pensano che ho paura di un coltello. Grazie Emilio, grazie a tutti. Com'è andata con il diamante? $3.08. Oh cavolo, 800. Ancora era così mangiando. Perfetto, l'ho attrezzato bouncy. Ti prego, non mi criticare. No, non la critico. Devo ingrassare. Sono dimagrito da quando sono qui in America. All'import? All'import centrale? No, cittadino. O vogliamo passare dai... O vogliamo passare dalle attività? Il problema delle attività è che ci vuole un sacco di tempo. Meglio di noi. Certo, per l'esame mi sa che proviamo all'armeria che è qua vicino, che prende lì la fibra. Il rame anche. Anche il rame. Chiappa, dai. Aspetta. Scenda Boris. Non l'abbiamo avuto. Quale signor? Avremmo un po' di materiale da vendere, se l'è interessa. Cos'è che abbiamo? Vogliamo farci il conto così. Rame, sabbia. Un po' di tutto. Prendo tutto tranne sabbia e legno. Va bene, allora dai, facciamo tutto insieme e poi ci dividiamo. Sì. Tornato qua, incredibile. Antonio, sali sul cavallo così prendiamo noi e facciamo prima. Sto menu, ma perché l'hanno cambiato? Era perfetto. Ah,
Ok. Allora, Antonio, riesci a passarmi 198 e quell'altro cammino di vento? Sì, sì. Salve. Ok. Anche il sale. Io ho 205 di rame. Siete assieme? Sì, sì, sì. Quindi faccio un conto unico? Sì, faccio un conto unico. Bene, passi, passi. Bene, 205. Bene. Abbiamo superato gli 8000, giusto? 8003. Bene. Il sale le serve? E il sale non lo fa al saloon. Il sale al saloon. Il saloon. Voi avete il rame troppo. Il saloon c'è il sale. Perfetto. 2,28 di Ibra. Volevo darti una mano. Sempre pronto. 60. Ho altro 129 di rame. Bene, bene. Passi, passi. Ecco qua. Ottimo. Stiamo a fare il conto. Sì, c'è ancora da prendere qui. Oh. Prego, prego, vado fuori fila. 278 di fa. No, non c'è nulla. A posto? Sì. Finito così, segnata. Ottimo. Allora, abbiamo. Tanto costa tutto uguale, quindi abbiamo 27 di rame più 205 più 60 più 129 più 77 di fibra più 228 più 97 di linfa più 109 più 278 e abbiamo un totale di $36,3. Buono. Ditemi pure a chi passare tutto. Ah, li passi pure a... Passi pure a me che poi divido io. Ottimo, ecco a lei. Grazie signor. Sì sì, arrivati. Muchas gracias. Adios. Come dividiamo adesso? Non lo so. Tenetevi le mie parti. Ma meglio avere un fondo per comprare cibo per tutti, roba. Tanto alla fine infatti manca poco, poi... Noi da parte le prendiamo, servono a voi, portateli nel padrone da parte mia. Qualcuno vedete voi? Dateli tu, Emilio, metti in banca, magari poi se mi servono te li chiedo, se mi serve per qualcosa da mangiare o cose del genere. Va bene, mi segno allora $36. Sì, c'ho un fondo comune. Anche perché bisogna ripagare anche le persone che hanno messo i soldi per prendere la pistola. Ah, vero? Tranquillo. Meno. Bene, che facciamo? Andiamo. Ci dobbiamo vendere da tutto al legno. A vedere se andiamo all'import un secondo, sì, dai. Permetti. Venga, venga. Ah! Però all'import. Oh, hanno sparato. Che spero era. Non sembrava un'arma comune. Fucile da cavalleria militare. Henry, sarà stato una ripetizione cannaricata. Ti sentito? Che è successo? Io l'ho sentito. È un altro. Oh, ti spero. Ma io non lo sento. È il secondo colpo che sento. Sì, sì, è vero. Andiamocene da qui. Sarei curioso di andare a vedere cosa succede lì. Forse. Ah, spera un po' ma di sole. Ma qui, signori? C'è un po' di sole, un po' di. Se riusciamo a vendere qua, facciamo più soldi.
Sono a chi? No, il massimo che sono riuscito a vendere è 169 di legno, per il resto è pieno. Ok, posso. Vabbè, andiamo all'altro import. Ma lì la legna ce la regaliamo, a questo punto meglio aspettare, perché adesso... Io il sale lo vado a prendere lì, non c'ho voglia. Sì. O andiamo al saloon e provo a vendere, ma c'ho la legna, c'ho la sabbia, cioè c'ho da fare il giro del mondo. Io non c'ho voglia, io vado a vendermi quella. No, non c'è tanto altro speech. Se no qui ci si mette un altro. Per te conta molto il tempo? Sì, il tempo è denaro, cazzo. E cos'è il denaro? A parte essere tempo. No, se è quello che mi serve per avere un'arma in tasca e un cavallo sotto al culo. Anche devo vendere un po' di sale. Purtroppo non sono un uomo molto di mondo, o almeno questo è quello che mi piace far credere. Avrei detto il contrario. Non c'è abbastanza spazio nel deposito. Fammi provare a me. Bene, la sabbia la posso lanciare fuori dal... direttamente in acqua, la posso buttare. Più o meno. Sì. Funziona il traghetto per Guarm adesso, finalmente. Purtroppo no. Secondo signore, arrivo, c'è uno che vende i giornali. Prego. Un giornale, grazie. Tengo un dollaro. Andiamo a fare un giro al Fight Club? Andiamo. E ho 10 dollari da scommettere. Per me stesso. Pensi di essere così bravo, James? No. Però so giocare sporco. Cosa intendi per giocare sporco? Usare i tirapugni e quelle cose sotto le maniche? No. Diciamo che... No, vabbè, niente di così sporco. Però... la so cavare, dai. Mettiamola così. O almeno spero, ecco. Magari quando mi rimetterò in forma faremo una sfida. Sì. Ho avuto un passato da leone. Si sente dalla voce. Ecco. Dai, vediamo. Non corriamo, sennò devo ti rompere il cazzo. Ma a me, guarda, i deputy lo sai che fanno. Fanno slurp. Ecco. E cos'è dovuto questo nostro fermo? Non penso che Emilio stia cercando di vendere qualcosa. Ah, capisco. Sta provando a vendere legno? Sì, la legna è la linfa, sì. Fammi iniziare a prendere qualcosa. Buono, buono. Aspetta, se vuoi ti do una mano, se serviamo. Ci mettiamo una carta, miseria. Ma che... Scusa Antonio. Ah, tranquillo. Attenzione a questi cavalli che... Fermo un attimo qua. Ci calciano. Oh! No, come...
quando hai fatto. Aspetti che le prendo. Allora me li passi, sono $20.40. Bueno. Allora, cinturone? Ti devo passare poi. Ah, quello con la camicia blu. Sì. Le passo il legno, mister? Sì, sì, me li passi. Ecco lei. Ecco lei. Grazie mille. Ok, sono $20 e 40. E con lei i soldi, $20 e 40. Sì, 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 ora li passo. Ah, hai presi tu? Sì, buono. Sì, ora li passo. Ma è tutto? Per hai già fatto anche te? Sì, sì, posso. Ok. Bene. Arrivederci, signori. Arrivederci. Arrivederci. Da quanto gli avevi dato te? Io 323, tipo. E io 357. Tornate. Sì, sì. Sì, 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 okay. Posto. Hola Carlos. Hola, hermano. Carlos. Hola Carlos. Come sta? Come sta? Tutto bene? Bueno, bene, dai. Abbiamo già dato una lezione a un hermano. Sì, stanno al Fight Club. Sì, adesso la andiamo a fare. No, ma ha cercato di toccare il culo a Speranza. A mia hermanita. Sì, 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 sì. Dove sta mia ermanita? Hola hermano, eccomi. Hola ermanita. Hola Carlos. Está bien. Salve signor. Tutto bien? Bueno. Se vuoi venire andiamo con tre cavalli. Qualcuno sì, lo tengo... Carlos, sì. Sì, sì, Carlos. Ah, tengo okay. Necessità di vendere alcuni materiali. Bueno. Dal fabbro. Il fabbro, non so al fabbro. Se ritira ancora. Perché non oggi più. Stavano... no. Forse il fabbro no, però diamo un'occhiata. Se comunque già ho preso da mangiare, da bere, se serve a qualcuno. Perfetto, ma lo tengo sì, sì. Ormai. Aspetta, ma che vogliamo fare ora? Vogliamo andare al Fight Club? Io voglio scommettere sì, 10 sì, dollari. Fight Club. Io voglio scommettere $10 su me stesso contro qualcuno di loro. Manos. Vabbè, Mr. Morris. Chi è? Emilio? Sì, visto sì. Salì. Grazie Antonio. Oh, no. Poi facciamo una scorta di cibo e Ash. Non ci serve a nulla per adesso. Solo cibo e Ash. Pistola. Poi compreremo subito cavalli per Todos. Tutto comunque. Muy rápido. La izquierda. Secondo me una settimana, 10 giorni. Prendiamo il cavallo a todos, cavallo armi a todos. Dobbiamo passare buono. Ma cavallo sinistra, buono. Signori. Andiamo al Fight Club. Sì, o aspettiamo Carlos. Sì, Carlos, dove è? È andato dal fabbro. Oh, scusa. Ma andiamo yeah. Magari... Prendiamo qualche ascia. Ah, qualche setaccio se vai. C'è nessuno? Ti tira l'armeria. Non ci sta nessuno. Sì, l'armeria. No, mi sembra di no. No. All'emporio. Andiamo all'emporio. Non c'è. No, fabbro. Tutto fabbro. Facciamo un salto alla banca che io tengo $70. Non voglio che qualcuno me lo ritenga. Va bene. Adesso quasi per ridividerli $70. Allora, momento per dividerli? No, venite. Ah, possiamo anche dividerli, No, sai, ci si può comprare anche una seconda pistola. Appunto li teniamo. Io sto tenendo conto, $70 sono di fondo comune. Appena raggiungiamo abbastanza dollari di fondo comune prendiamo un'altra pistola per o te o per Francisco. Sì.
Che come abbiamo visto prima è sempre utile avere una pistola. No, no, parami. L'ho lavorato io con questi soldi. Ah, buono. Francisco se li guadagna facendo le truffe col bambino. Oh, in banca tengo 190 dollari. A posto? A posto? Ho 190 dollari in banca. Quanto? 190 dollari. Porca puttana. Ieri ho trabajato. Ci credo. Io ho 35 dollari, mi pare. Ora addosso ne ho 17, fra poco ne avrò altri 20. Quindi 37, 35 sono a 72. Se mi prendo 50 dollari dal fondo comune, c'ho una pistola. Ah, se vuoi. Quasi quasi. Meno. Andiamo al Fight Club. Sì, non ho capito dove è andato Antonio. Non lo so. Era con Carlos, credo. Ah, Emilio, come si faceva a togliere da intorno al collo la bandana? Neckwear. Francisco questa sera non l'ho visto. Oddio, perché scusate. Niente, posto. Scusate. E comunque no, non veniva stasera. Riposavo. Ma chi? Francisco. Francesco. Tra poco anch'io vado a riposare. Per capire dove è Antonio. Mi sa che è all'import a vendere con suo fratello. Ah già. Con suo hermano. Con Carlos. Beh, diamo il Fat Club noi. Vamos. Signore, salve. Non ha visto il cartello davanti all'entrata? La porta era aperta. Sì, stiamo facendo le pulizie. Ah, mi scusi. Oh. Apre ad una certa ora questo posto? C'è qualcun altro che vuole entrare? Al momento siamo chiusi, signori. A che ora aprite? Non lo so. Tra un'ora, due. Il problema è che dobbiamo ripulire qui dentro, il cartello al di fuori parla chiaro. Non si deve entrare così, a caso. Ho capito, abbiamo trovato la porta aperta, mister. Sì. Ma nel caso se lo farebbe un incontro amichevole prima di... Siamo bene. Prima di pulire. Tanto per scaldarsi un po'. Dopo, sì, perché no. Ora... C'era Bill, scomposto. Ho duro lavoro da fare, signori, altrimenti questo posto non aprirà mai. Va bene. Ma le serve una mano, signor? Per qualche dollaro? Ah, per qualche dollaro. Ma uno o due dollari e l'aiuto a pulire, signor? Beh, me la so cavare con una scopa. Ma chi devo se le serviva un aiuto? Tutto qua. Vabbè, arrivederci. Ci vedremo dopo. Arrivederci, signor. Non vorrei far sentire. Che succede? Niente. Yeah. E non ne so. È un discorso privato? No. Prima c'erano dei tizi. Sì? Parlavano di... Insomma,
latini, tipo voi, no? Voi venite da Cuba, giusto? Sì. Mi hanno detto che sono stati picchiati da un sacco di persone. E c'era anche una donna. Non è che avete picchiato qualcuno di recente. Questi devono ringraziare di essere ancora vivi. Ecco, lo sapevo. Sì, io comincio a pulire questa tavola. Beh, a quanto pare vi stanno cercando con armi alla mano. Grazie. Vieni. Ah, siete voi? Sì. Certo che si è permesso di toccare il culo della signorina. Tesoro, ci hanno dato anche della donna di facili costumi comunque. Sì, io questo volevo evitarlo di dirlo. Okay. Queste persone signor, si sono... Vado a farmi un giro. No, aspetta. No, No, cavolo. Perché si sono permessi di... in quel modo? Così vi mettono in guai pure a me. Non ce ne hanno, vieni qui. Beh... gli ombri sono permessi di toccare il culo a Speranza. Cosa sta succedendo? Sì. Oh, Bill, ciao. Ricordi quei tizi di prima che parlavano di quei... quell'aggressione avvenuta lì vicino al mercato? Sì. Beh, sono gli amici che abbiamo conosciuto a Blackwater qui, che Bill. Hanno aggredito. Esatto. Beh, in realtà l'aggressione è partita... oh mio Dio. L'aggressione è partita nel momento in cui alla signorina è stato toccato il culo. E dopo breve discussione, aspettati fuori, e Rafael ha picchiato... ah, tra l'altro, no, perché la signorina gli ha dato due schiaffi e quest'uomo ha tirato fuori un coltello. Sì. Allora a quel punto abbiamo aspettati tutti fuori. Sono stati malmenati, ma penso... Emilio, correggimi. Uno contro uno. Sì, solo uno è stato malmenato. L'altro... questo tavolo sembra pulito. L'altro è stato tirato fuori un coltello e a quel punto ne abbiamo tirato fuori una pistola, gli abbiamo puntata dicendogli di rimettere subito dentro l'arma. Già, è la stessa cosa che ha raccontato il tizio. Il signor... com'è che si chiamava? Walker. No. David Walker. Mi sembra. Il tizio che hai buttato al tappeto ieri, giusto? O forse era stato Charles. No, l'ha buttato al tappeto Charles. Io sono andato al tappeto molto di più. Già. Lo ha chiamato faccia di cazzo, se non ricordo male. Chi è chi? Ermanita? Charles al signore. Passa. Charles. Sono con voi questi? Sì, sì. Sì, sono i loro fratelli. Ah, ok. Hola. Salve, signor Antonio, giusto? Beh, sì, sì. Comunque, esatto, signori, fate attenzione a quei tizi. A quanto pare girano in gruppo, anche loro. Sì, sono tutti cugini, fratelli, non si è capito bene. Dove stanno questi? Chiamano armata. Ma se vuoi mi faccio portare un piccolo scatola di arma anche a me, non c'è problema. Se vogliono fare armati cattivi. Di che cosa, signora? Beh, questo non l'ho capito ancora. Di fucili, però vedete, di questi tempi, io penso che sia più profittevole capire chi sono e cosa fanno. E se ve li fate subito nemici in questo modo, beh, si allontaneranno se hanno paura. A quanto pare loro non sanno però chi siamo noi. Sì, è vero, ma neanche voi sapete chi sono loro. Ma lasciamo stare questi dettagli che schiariranno, però dico, com'è nata tutta la discussione? Io non ci ho capito niente, ho visto solo che quello è stato picchiato e... so. Non c'eri prima. Beh, quanto pare che qualcuno ha allungato le mani sulla signora Speranza. Esatto. Non eri e poi dopo... merda. Sei tornato e poi dopo mi ha anche puntato un coltello, fuori a picchiarlo. Beh, capirò che non possiamo rimanere immobili in una situazione del genere, mister. Per rimanere immobili no, però se vi fate vedere così aggressivi, loro hanno un avvocato. Sicuramente hanno conoscenze tra i deputati. Ma coglione dell'avvocato. Forse ora siamo qui il punto non è chiaro. Se siete tutti quanti nella stessa città e loro hanno conoscenze nei deputati, come credete che renderanno la vostra vita? Un inferno. Io direi pure.
Io a chi per comodità. Ho un'idea, un suggerimento magari. Poi voi potete fare quello che volete, a me interessa poco. Dica, signor. Sai che ci siamo trovati lì a Blackwater. Mi sembrate una bella famigliola. Il mio suggerimento è questo. Cercate di tenere un profilo basso. Cercate di trovarli quando sono tutti separati. Così se ci dovete parlare, ci parlate quando sono da soli, isolati. Non è il caso di affrontare tanti uomini insieme. Farete un sacco di bordello. No, i nomi no, però so come vestito. Ma l'ha detto io i nomi. L'ha detto il signore il nome. Come si chiamano? Il nome di chi ha allungato le mani su, Mike, sulle mie manette. Ieri sera l'ho conosciuto qui, Walker. Walker? Sì. Charles l'ho sbattuto a tappeto. L'ho chiamato faccia di cazzo. Adesso è un po' arrabbiato. L'abbiamo fatto picchiare solo ad un ragazzo, lo volevamo spaccare di botte e lo lasciavamo 2 giorni nel letto, ma non l'abbiamo fatto. Sarà arrabbiato per quella cosa che ha fatto Walker. Io le taglio le mani. Ma non dovrebbe bastare. Se le vediamo tutto. Però quanto dovrebbe bastare lui? Ha fatto danni. Signori, non so voi, ma io ho bisogno di mettermi in un posto più al riparo. Siamo qua sotto. Concordo. Ma anche qui sotto però. Dove li avete incontrati? James. Sì. Direi che quasi quasi anche io se do i soldi di la pistola. Beh, io ho conosciuto questi signori qui. A questo punto so che ci conviene. Mister, vieni. In quale punto? Beh, chi se lo ricorda adesso? Andiamo. In quale punto? Ah sì, Antonio, io e James andiamo per un'altra pistola. Ho incontrato. Scusa, ma che questi si fanno vivi. Ma non si sa mai. Io vado a comprare un'altra pistola. Abbiamo i soldi. Io ne ho 190 in banca. Prendiamola subito perché servono. Sì, infatti, prendiamo una pistola così James. Vieni. Fate stesso, io vengo pure io. No, facciamo noi. Come volete? Vado a comprare un'arma. Arriviamo. Va bene. Perché? Ma perché che cazzo? Porca puttana. Questo che cazzo è? Ma che. Cosa è successo? Cazzo. Albert. Sali. Lei, ma che cazzo? Vabbè. Ma dove stai, spero? Come si chiama lei? Con chi ce l'ha? Edward Gomer. Può abbassare la voce? Sentiamo dal molo. Signore, ha la voce un po' alta. Non capisco come mai a volte mi prende un tasto anche se non lo premo. È un casino. Eh sì. Hai un cappello. Un cappello, sì. Mettiti un cappello. Questi dobbiamo invitarli a guardia, non tagliarli a pezzi. Ah, sicuro. Poi gli taglio le palle, altro che. Ora. Magari gli passa la voglia di toccare i culi alla gente. Sì. Già, dover rimanere qua a Saint-Denis mi fa imbestialire. Va bene. Soldi ho tutto perché ancora devo votare. Ah, vota. Ora non posso, devo aspettare un paio d'ore. Ormai lo faccio domani. Allora. $35. Ne ho 63, quindi penso un $60.
Facciamo... Allora, di cassa abbiamo... Di cassa abbiamo 63 dollari precisi. E io ne ho 63 in tasca. Ok, ne metto 70 e 50, così ti rimangono anche dei soldi in caso succedesse qualcosa per mangiare. Perfetto. Vai, andiamo. Si può passarmeli. Vai, 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 andiamo a piedi. Avete visto gli armaioli per caso? No, li sto aspettando. Ah, vero. Ah, cazzo. Ah, non c'era armaiolo? No, lo sto aspettando anch'io. Allora, vado a prendere un po' di cose e poi torno. Ricevuti, ricevuti. Più tardi, signori. Dove? Ho qui dell'armaiolo. Facciamo. Ah, vende... Che legname, queste cose qui? Intanto te do le cose sono due dal fabbro lì morto. Ok, arrivo dal fabbro, era chiuso quindi... sì, ma c'è pure qualche carcassa, pure questi così no, ad esempio se porti qualche carcassa sono 3 dollari. Ma c'è un cane sotto al cavallo, il fabbro è chiuso adesso. Ma ah, lei c'ha per caso quanto costa una pistola? Ma se prendiamo il cavallo andiamo a vendere. Mi pare che la il problema è che mi sa che è troppo lontano. Economica, credo che sia sufficiente. È troppo lontano. Che cazzo. Boh, cosa serve? Non so. Vostro... Ah, che è successo? No, caduto al cavallo. Oh, aiuto, mi ha maledetto cavallo. Sta bene, signore? È vostro coyote. È mio. Oh, è iniziamo a cascare tutto dal cavallo. È caduto, è caduto. Sale sul cavallo tutto. Io lo carico. Prima di un secondo che ricarico tutto. Lei con l'accento messicano si chiama Lucas per caso? No, signor. Bellissimo. E che cavolo, un armaiolo? Porca puttana. Ah, si trovano mai questi lavoratori quando devono lavorare? No, no, assolutamente. Che vogliamo fare? Dobbiamo ripassare domani a questo punto. Vi lascio i soldi in banca, via. Ehi. A questo punto direi di sì. Anche se avrei voluto averla ora la pistola. Ma com'è possibile che non ci sta mai nessuno? Che cazzo. Questo qua è il tipo delle accette. Sì. Ogni volta che mi vede mi dice ma lei è... Lucas. Lucas. Beh, non c'è nessuno, non deve stare per perdere del tempo. Che dubalbero. Ora non ci sta nessuno proprio qui. Salve. Salve. Vamonos. Forse quello è il maiolo, no, cazzo. Non ci sta mai nessuno qua in questa città di merda. C'è una corsa, non mi voglio bagnare. Mamma quanto piove qua. Qua dentro no, fuori sì. Fuori sì. Non sono abituato a questo. A questa pioggia. Ci stiamo riparando un po' noi. Esatto.
Da dove viene? Perché non sei abituato. Un paese caldo. Cuba, signor. Direi che là piove ben poco. Paradiso. Non vedo l'ora di poterci tornare. Beh, io non sarei contento di tornare in paradiso, però se ne è contento lascerei. Nel mio paradiso sarebbe ben contento, signor. Sempre meglio dell'inferno. Beh, io rimango sulla terra, facciamo così. Ma questo è un paradiso in terra, signor. Credo per questo. Lascerò lei l'onore. Vamonos. Vamonos. Adios, signori. Arrivederci. Adios. Prego. C'è stanco del mio cavallo. Non è molto sveglio. Preferirei andare a bere in paradiso piuttosto che stare in questa città di merda. Sì. Cazzo. Mamma, questa pioggia qui in zuppa. Sì. Tanti soldi. Quando l'avrà anche Francisco, possiamo iniziare a pensare qua. Ah, buono. A rapire qualche deputy? Sì, esatto. Voglio capire chi è che comanda in quel dipartimento di merda. Capire come ragionano le gerarchie, dove danno il cibo, tutte quelle robe lì. Il fabbro non ci dove stava. L'armaiolo non c'era. L'armaiolo. Domani. Che tempo fa? Questo cazzo di Fight Club non apre. No, sta chiuso, stanno aspettando il coach. Una mezz'oretta, ha detto. C'è un pugile dentro che si sta allenando, ma devono aspettare il coach per fare qualche incontro. Chi è il coach? Non lo sa, beh. Non lo sa. Chi è il pugile? Uno che si allenava non sa il suo nome. Signori, io penso che andrò a riposare, sono veramente stanco. Buenas noches. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. No, credevo fosse. Ci vediamo domani. A domani? Domani. Ciao, noci. Vieniti a mettere al riparo. Buonanotte, signori, arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Grazie per le informazioni, mister. Non c'è di che. State attenti. Sì, ci proviamo. Oh, awesome.